nome, così, o Signore, per grazia Tua, ancora questa sera, Signore, siamo nella Tua casa. Signore, Tu hai aperto, Signore, alleluia, la porta, alleluia, la vera porta per entrare per essa, Signore, entrare alla Tua presenza, gloria al Tuo nome, così, oh Signore, la porta, Gesù, Abba Retamassi, alleluia, che per mezzo di Lui siamo entrati alla Tua presenza, Ti vogliamo lodare, Ti vogliamo onorare, con lodi, con canti, con preghiere, con tutto ciò che il nostro cuore sente, alleluia, di esprimersi, Signore, nella piena libertà dello Spirito Santo, a gloria Tua e di Gesù, benedetti in eterno. Amen, amen, alleluia, amen, amen. Ci separerà dall'amore di Dio, diceva l'apostolo Paolo, alleluia, gloria all'Altissimo. Nessuna cosa, dice, né la fame, né la nudità, né la pestilenza, né la, neanche la morte, dice, nessuna cosa ci potrà separare. Ecco, e noi abbiamo cantato questo cantico, ecco, tu sei
la luce mia, la gioia mia tu sei, e nulla separarmi può da te. Alleluia. Perché, vedete, chi ci separa dal Signore è il nostro carattere spesso, la nostra indole. Perché come dice il profeta Geremia, il cuore dell'uomo, dice, è perfetto, che se merita tutte cose, non c'era bisogno manco del sacrificio di Cristo, vero? Ah no? Allora mi sbagliai? Certo che se avessi detto questo mi sarei sbagliato. Il profeta Geremia diceva che il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio, è disonesto, è disgraziato. E non c'è niente da fare. Quindi chi ci separa, chi ci può separare dall'amore di Dio, è il nostro cuore malvagio. Ma se noi ci sforziamo, vedete, non è che dobbiamo vedete, raggiungere la perfezione chissà di chi, perché la perfezione assoluta non la raggiungeremo mai. E anche questo è un bene. Perché se noi ci dovessimo accorgere di aver raggiunto la perfezione in assoluto, ci inorgoglieremmo. E quindi saremmo come quelli che quando i figli non hanno soldi e si avvicinano sempre ai genitori perché non hanno soldi e la loro l'unica fonte sono i genitori, no? Allora, papà, mamma, sai, io ti voglio bene, io ti amo. Quando i figli invece stanno bene, amen, soltanto quei figli veramente che hanno il cuore nobile rimangono legati ai genitori. Quando no, scompaiono. Alleluia. E siccome appunto, come mi rifaccio a quel che ha detto il profeta Geremia, il cuore dell'uomo è insanabilmente malvagio. Se il Signore ci dovesse dare tutto, amen? Se ci dovesse far stare bene, allora noi saremmo sempre occupati, perché con il benessere che ci ritroveremmo, lo useremmo non per la gloria di Dio, ma per i nostri piaceri. Amen? Perché i desideri della carne sono sempre e sono stati e saranno sempre contrari ai desideri dello Spirito. Alleluia. Amen. Gloria al Signore. Che il Signore ci dia grazia, quindi di poter meditare su tutto questo e di non cercare il Signore soltanto quando abbiamo dei bisogni. Cerchiamolo sia di giorno che di notte, quando fa bel tempo e quando è cattivo tempo, quando si è in ricchezza che in povertà. Lui rimarrà e sarà sempre nostro Padre, nostro Dio, e noi avremo sempre bisogno di Lui. Veramente? Andiamo in preghiera. Il Signore ci benedica. Signore, alleluia. Gloria al tuo nome, o Signore. Ciò che non ti sappiamo chiedere, Signore, con parole. Signore, ascolta tu la voce del cuore. Signore, perché Signore, la bocca spesse volte risulta bugiarda. Il cuore non ha mai mentito e non mentirà mai. Ed è così che ti vogliamo onorare, amare e servire. Ed è così che ti vogliamo chiedere ogni grazia e ogni aiuto verso tutti coloro che ne hanno o che ne abbiamo di bisogno. Nel nome di Gesù, benedetto con te in eterno. Amen, amen.
Alleluia, alleluia. Vogliamo leggere adesso nel capitolo 2 del Levitico. Vediamo com'è tutto qua. Sì, lo leggo tutto il capitolo perché non so quello che il Signore ha da dirci. Alleluia. Amen. Quando uno porta come offerta all'Eterno un'oblazione, la sua offerta sia di fior di farina, vi versi sopra dell'olio e vi metta sopra dell'incenso. La porterà ai sacerdoti, figli di Aaron. Il sacerdote prenderà da essa una manciata di fior di farina e olio con tutto l'incenso e la farà fumare sull'altare come ricordo. È un sacrificio fatto col fuoco di odor soave all'Eterno. Ciò che rimarrà dell'oblazione sarà per Aaron e per i suoi figli. È cosa santissima tra i sacrifici fatti col fuoco all'Eterno. Quando porti come offerta un'oblazione di cibo cotta al forno, sarà di focacce non lievitate di fior di farina mescolata con olio
e vi schiacciate senza lievito untego d'olio. Ma se la tua offerta è un'oblazione di cibo cotta sulla griglia, sarà di fior di farina mescolata con olio senza lievito. La dividerai a pezzi e vi verserai sopra dell'olio, è un'oblazione di cibo. Se invece la tua offerta è un'oblazione di cibo cotta in padella, sarà fatta di fior di farina con olio. Porterai all'Eterno l'oblazione di cibo, fatta di queste cose, sarà presentata al sacerdote che la porterà all'altare. Il sacerdote preleverà dall'oblazione la parte che deve servire da ricordo e la farà fumare sull'altare. È un sacrificio fatto col fuoco di odore soave all'Eterno. Ciò che rimane dell'oblazione di cibo sarà per Aronne e per i suoi figli. È cosa santissima tra i sacrifici fatti col fuoco all'Eterno. Qualunque oblazione di cibo che porterete all'Eterno sarà senza lievito, poiché non farete fumare nulla che contenga lievito o miele come sacrificio fatto col fuoco all'Eterno. Le potete portare all'Eterno come oblazione di primizie, ma esse non saranno poste sull'altare come offerte di soave odore. Ogni oblazione di cibo che offrirai la condirai con sale. Non lascerai mancare il sale del patto di Dio dalle tue oblazioni. Su tutte le tue offerte offrirai del sale. Se offri all'Eterno un'oblazione di cibo delle tue primizie, offrirai come oblazione di cibo delle tue primizie delle spighe tostate al fuoco, chicchi di grano schiacciati da spighe intere, e vi metterai sopra dell'olio e vi porrai sopra dell'incenso, è un'oblazione di cibo. Poi il sacerdote farà fumare come ricordo una parte del grano e una parte dell'olio con tutto l'incenso. È un sacrificio fatto col fuoco all'Eterno. Amen. Fin qui. E certo, potreste pensare, o potremmo pensare, in un certo senso potremmo dare ragione a quelli che dicono ero Vecchio Testamento, no? Però come il Signore mi ha fatto dire non una sola volta ma diverse volte, non disprezziamo il Vecchio Testamento. Disprezzare il Vecchio Testamento significa disprezzare Dio, disprezzare lo Spirito di Dio, disprezzare Gesù che era in spirito presso il Padre. Perché tanto il Vecchio che il Nuovo Testamento sono state scritte per volere di Dio. E Dio non si sbaglia. Dice, no, nel Vecchio Testamento mi sono sbagliato, ora mi correggo con il Nuovo Testamento. Quindi tanto il Vecchio Testamento che il Nuovo Testamento sono parola di Dio, è una continuazione, fratelli. Allora, se voi abitate, non vi dico all'ultimo piano di una palazzina, di un palazzo, all'ultimo piano, però pure o primo piano, no? Dici, tanto io abito al primo piano, non mi interessano tutti gli altri piani, e non mi interessa manco la cantina, perché non c'è mettere niente per dire, no? Dici, non mi interessa, poi mi avono pure spasciare, avono pure demolire. Bravo, tu demolisci la cantina.
e vede Santo crolla tutto il palazzo. Gloria a Dio. Quindi il Vecchio Testamento non è né la cantina né il primo piano, ma è l'intero edificio con tutti i suoi fondamenti, le sue fondazioni, come vogliamo chiamare. Amen. Quindi non possiamo demolire, amen, ciò che fa parte dell'intera struttura. Alleluia. Perché anche vedete in questa circostanza che come ho letto, dice, ma perché oggi che si fanno, dice, sacrifici, olocausto? No, non se ne fanno, è vero, non se ne fanno. Però noi non possiamo togliere ciò che è stato scritto per volere di Dio. Perché, vedete, essendo stato scritto per volere di Dio, perché manca a farlo apposta, il Levitico, come ecco, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, sono, diciamo, libri che ha scritto Mosè. Genesi, guardate, Genesi, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, sono cinque libri, no? E viene chiamato il Pentateuco. Questo l'ha scritto, dice che l'ha scritto Mosè. Quindi voi pensate che il Signore gli avrebbe fatto perdere tutto questo tempo a Mosè di scrivere tutti questi cinque libri se poi non sarebbero serviti nel tempo? Amen. Invece sono serviti per quei tempi e per i tempi d'oggi. E dice, oggi perché? Ecco, perché secondo voi perché il Signore mi ha fatto leggere, visto che fa parte del Vecchio Testamento? Perché, vedete, quando guardate, è Dio che stabilisce le cose, Lui ai suoi servitori non li fa sbagliare. Anche se dovessero fare delle cose, diciamo, in buona fede, però Lui ci preserva sempre dall'andare oltre. Amen, gloria a Dio. Dice perché? Perché vedete, se voi non avete fatto caso, come se l'avessi letto o ascoltato io, non avrei fatto caso se non il Signore mi avesse, diciamo, illuminato. Allora, guardate, se ci fate caso, cerco, quando uno porta come offerta all'Eterno un'oblazione, la sua offerta sia di fior di farina, vi versi sopra dell'olio e vi metta sopra dell'incenso, la porterà ai sacerdoti figli di Aronne. Il sacerdote prenderà da essa una manciata di fior di farina e di e olio con tutto l'incenso e la farà fumare sull'altare, come ricordo. È un sacrificio fatto col fuoco di odore soave all'Eterno. Alleluia. Amen. Ora, se noi, come noi abbiamo letto, noi vediamo che tutte queste offerte, diciamo, che tanto i sacerdoti che i semplici credenti portavano ai sacerdoti per offrirli all'Eterno, e che dovevano essere fatti in una maniera ben precisa, stabilita da Dio. Allora, veniva chiamata oblazione tutto ciò che apparteneva al cibo. Invece la libazione era l'olio, per esempio il vino, ecco, quello si chiamava libazione. Queste invece sono oblazione, ecco, offerta di cibo all'Eterno. Perché, vedete, anche tutte queste cose erano la figura del Cristo che si doveva incarnare, amen, per poi, diciamo, compiere il sacrificio. E allora, vedete, per far sì che le cose si facessero nella maniera corretta e per essere fatte le cose nella maniera corretta, bisogna che le cose che si devono fare corrette siano fatte da persone scelte da Dio, amen,
perché se le fanno altri non le sanno fare bene, non le faranno bene e quindi non potranno essere graditi a Dio. Amen. Vi porto l'esempio, vi porto questo esempio. Quando il Signore mi ha fatto, mi ha messo in cuore di fare il pane azzimo, no? Per la Santa Cena, no? Io vi dico in verità, io non, questa lettura non me la ricordo assolutamente, eh? Però sentì nel cuore, che il pane della Santa Cena, che quest'anno la sorella mi ha chiesto, dice, ma dice, ci mette l'olio? Ho detto sì. L'olio della Santa, sì, va bene, ma il pane della Santa Cena, però mi persegate, mi fa di fare una cosa del genere, perché è una cosa prettamente spirituale da offrire all'Eterno. E guai chi osa. Alleluia. Amen. Infatti io non lo faccio, potrei farlo sapendo adesso gli ingredienti e le cose, ma potrei fare tutti onna no, ma almeno una volta, insomma, quando ne avrei piacere. No, quella è una cosa che io faccio esclusivamente per fare il pane della Santa Cena. Quindi io non sapevo che ci andasse l'olio. Ve lo dico in verità, io non lo sapevo. Ci mette pure sale. Perché si pensava che, il pane, che nel pane azzimo non si mettesse il sale. Però io disse no. Io sento che ci vuole sale. No, un sale. E pur l'olio. Amen. Quindi vedete come già il Signore, senza che io mi ricordassi, mi ha guidato. Farina con olio e sale. Perché l'olio è simbolo pure di unzione, l'unto dell'Eterno, Gesù. Questo è il mio corpo, unto con l'unzione di Dio, con il sale della sapienza di Dio. Chi ha più sale condisca la minestra. Alleluia. Vedete? Ma chi vero Vecchio Testamento, che fanno? Che ne serve? Continuate così. Continuate così. Intanto noi vediamo che nessuno si poteva permettere di fare queste cose per conto proprio. E nessun sacerdote fattosi tale da se stesso oppure da altri poteva assumere, diciamo, ecco, questo ruolo, questo compito di servire Dio. Soltanto, vedete, i sacerdoti sono stati scelti da Dio. Io quindi conosco i sacerdoti che io ho scelto. Altri sacerdoti io non li conosco, non so da dove vengono. Amen, gloria a Dio, alleluia. Infatti, vedete, dice, allora, la porterà ai sacerdoti figli di Aronne. Il sacerdote prenderà da essa una mangiata di fior di farina e olio e con tutto l'incenso lo farà fumare sull'altare. Alleluia. Amen. Sia glorificato il Dio. Non dimentichiamoci che i sacerdoti dovevano appartenere a quella discendenza di Aronne, i sacerdoti. Soltanto loro potevano offrire sacrifici e olocausti all'Eterno. Altri sacerdoti no. Alleluia. E il Signore, quello che mi ha dato da capire è questo. Ora vedete, guardate. Ancora
oggi molte chiese, ancora oggi molte chiese celebrano la Santa Cena con del pane comune, con del pane lievitato. Quello, fratelli, è bestemmia contro Dio. Dice, ma noi sempre così abbiamo fatto, così ci hanno insegnato. Sì, ma tu la voce del mio servo Nino De Luca l'hai sentito mai? Non l'hai tu sentito? Alleluia. Come ti sei permesso? Chi ti ha unto per ricordare e poi dire questo è il mio corpo? Forse il mio corpo è fatto di pane lievitato? Ma sai, altri, no? Perché ora, sapete, perché ci sono quelli, sapete che giustamente se lo fanno fare il pane, ci sono chiese che adoperano il pane normale, comune. Ci sono chiese invece che usano anche il pane azzimo, no? Però, ecco, perché il Signore me l'ha fatto leggere, però, dico a quegli anziani di quelle chiese che vi fate fare il pane, pure che sono fratelli, perché in tutte le chiese quasi ci sono sempre che ci sono fratelli che hanno funno, che fanno pane, no? Non è che pure noi l'avevamo qua modestamente. Quindi, però, anche se sono fratelli della chiesa che preparano e si fanno fare un pane azzimo, anche il pane azzimo deve essere fatto come ha stabilito il Signore. Non perché è solo pane azzimo, perché appunto il pane azzimo, come il Signore ci ha insegnato, come mi ha insegnato e che lo faccio, si deve fare con del sale e con dell'olio. Amen. Alleluia. Infatti dice dov'è? Qui. Ecco, ogni oblazione di cibo che offrirai, vedete, ogni oblazione di cibo, cioè ogni oblazione, vuol dire ogni sacrificio di cibo, ogni offerta di cibo, amen, si chiama oblazione, ogni oblazione di cibo che offrirai la condirai col sale. Non lascerai mancare il sale del patto di Dio dalle tue oblazioni. Su tutte le tue offerte offrirai del sale. Ma che Dio è un Vecchio Testamento? Ma scusa, il pane della Santa Cena, lo dico a tutti i fratelli e principalmente a tutti gli anziani di tutte le chiese che vogliono servire il Signore come si deve. Non dite, non insegnate ai fratelli ero Vecchio Testamento, perché ci sono cose che vanno fatte secondo il Vecchio Testamento e cose che non vanno fatte secondo il Vecchio Testamento. Amen? Ma allora, ma se noi vogliamo risalire alle origini, già queste sono delle leggi che il Dio ha dato a Mosè e Mosè ai sacerdoti, amen, e quindi, alleluia, e quindi già all'uscita dall'Egitto. Ma andiamo ancora alle origini di questo pane azzimo.
Il Dio non disse a Mosè che quella notte dovevano mangiare del pane azzimo e la carne arrostita. Amen? Spargere il sangue sugli stipiti e le architravi delle porte. Quindi, allora, il pane non ha origine, non affonda le sue origini nel Vecchio Testamento, il pane azzimo. Oh no. Vedete? Allora che facciamo? Certo, oggi si può permettere di tutto, di prendere pure il pane, pane comune. Alleluia. No, ora vedete, se tanti anziani collaborassero con l'unto di Dio che riceve queste rivelazioni, tanti errori non li commetterebbero. Alleluia, gloria all'Altissimo. Invece, vedete, anche se, alleluia, ma è chiaro che ora, quando se questo culto andrà in onda, è chiaro che ci sono i che riportano, no? Come si chiamano? Quelle che riportano le notizie in giro, che fanno le notizie in giro, no? Sai, mio fratello dice che... però non ci dice niente, non scannaliate, vabbè, non facciamo pure noi auso allora con l'olio cutale. No? Però non ci dice niente, per orgoglio, per non sottomettersi. Perché non è per dire, fratello, senti, abbiamo saputo così, 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 è vero, ma ne possiamo discutere insieme così, ma sì, fratello, per me, perché l'altro fratello, io non è che devo... farmi chissà che cosa con... Io sto servendo il Signore in una maniera indipendente, amen, senza ambizione di avere un grande numero di credenti, assolutamente, perché, fratelli, forse né i credenti né certi anziani forse ancora non hanno capito questo. A me non interessa che vengano qui i loro proseliti, insomma, le loro pecorelle, vai, chiamiamolo così, le loro pecorelle. A me non interessa, no, non ci tengo assolutamente, perché il compito che il Signore mi ha affidato è tutto diverso. Le chiese, vedete, che ci sono, sia a Messina che in tutto il mondo, ci devono essere. Non è che ci deve essere soltanto la nostra chiesa. Amen. Penso che sia ben chiaro. Solo che, ecco, il Signore si sta usando di questo pulpito per, come che si è usato di Mosè per dare queste leggi ai sacerdoti? Oggi il Signore si usa di questo pulpito del fratello De Luca per dare le sue leggi agli anziani che fungono come sacerdoti, ecco, vescovi. Amen. E siccome c'è l'orgoglio, vedete, di mezzo, allora no. Alleluia. Vedete che l'orgoglio è quello che ha sempre ucciso e continuerà a uccidere, a seminare morte all'infinito. Alleluia, gloria all'Altissimo. Quindi il mio compito, come per esempio, ecco, il compito che ha avuto Giovanni Battista, non è che è stato che Gesù doveva fare una chiesa. Il suo compito era di predicare, diciamo, quel messaggio che Dio gli aveva affidato. Ora, fratelli, il Signore mi ha affidato un compito. Il compito è questo, di fornire questi insegnamenti a tutti gli anziani di tutto il mondo. Poi, chi vuole accettare, accetta. Chi non vuole accettare, non accetta. Il mio compito, il mio ruolo è questo. E io sto cercando di portarla avanti. Quindi, vedete, allora, siccome questo pane azzimo, che oggi le vere chiese di Cristo devono usare, deve avere quelle caratteristiche primiere, perché appunto, vedete, anche se il sacrificio di Cristo è stato compiuto, però... Quando noi celebriamo la Santa Cena, noi quel pane
simboleggia il corpo di Cristo. Amen. Quindi deve essere sempre lo stesso. Ci siamo. Non so se sono riuscito a farmi capire. Se qualcuno di voi non ha capito perché non mi so spiegare, me lo dite, che io non ho problemi nel ripetermi. Però si devono capire le cose. Perché è inutile che uno parla e poi non tutti capiscono. Mi capite? Ecco, perché altrimenti se si offre, sia glorificato Dio, se si prende del pane azzimo non conforme all'ordine di Dio, è come diciamo quegli anziani verranno puniti, penalizzati, come sono stati puniti, penalizzati quindi i figli di Aronne che hanno offerto un fuoco estraneo, non secondo il volere di Dio. Alleluia. Perché vedete, fare del pane azzimo non conforme alla parola di Dio, non solo che fa peccato, si attira su di sé la condanna, l'anziano o gli anziani che ne stabiliscono le modalità, ma vedete, si rendono colpevoli, loro rendono colpevoli tutti quelli che si accostano a mangiare poi quel pane. Peggio ancora se è levatato. Alleluia. Mi prenderanno per pazzo, per esaltato. Fatelo pure, tanto, me ne hanno detto tanti. 116 e 2. 101, vero? No, 102. Noi diciamo 101. E così dicono, vedete che sbagliavo. E allora, amen, sia glorificato Dio. Quindi, la stessa cosa, quindi se il Signore mi sta facendo dire questo, non è per criticare quelli che fanno tale cose. Fratelli anziani, non mi stavo criticando, non vi voglio criticare, non è nelle mie intenzioni, è solo portarvi sulla strada giusta. Alleluia, amen. E ancora dico questo, ai fratelli cattolici, smettiamola di fare l'Eucarestia con l'ostia. Dacci vuole pane, azzimo, con olio e vino. Amen. Perché vi attirereste l'ira di Dio? Perché fino a quando le cose si fanno e uno non sape, dice Signore, non sapevo creatore. Ma quando poi le cose il Signore le porta a conoscenza, guai a chi disubbidisce. Non scherziamo con il pane azzimo. Ripeto, il pane azzimo è il corpo di Cristo, è Cristo, alleluia. Il vino è il sangue di Cristo in quel momento. Non è, dicevate, santi e vino. No! Gloria alla... E attenzione, e attenzione qui, anche la parte ancora più delicata. No, più delicata, molto delicata insieme alle altre, perché quello che mi ha fatto dire fino a questo momento è molto delicato, fratello. Attenzione, dico attenzione, da parte del Signore, ogni ogni anziano, di qualsiasi chiesa o denominazione, faccia attenzione se è stato scelto da Dio oppure è stato scelto dagli uomini perché ha una laurea, se è stato scelto dagli uomini per simpatia, se è stato scelto dagli uomini per votazione, perché Mosè ha scelto Aronne e i figli di Aronne né per simpatia, né perché erano istruiti, colti, amen? Ma li ha scelti Dio. Tant'è vero, vedete, tant'è vero che, guardate, i maliziosi ci hanno stato sempre. Certo, Mosè ha scelto Aronne e i suoi figli
Perché sono i suoi frati, perché erano i suoi fratelli, era suo fratello Aronne. Certo, sceglieva a uno che... E provaci. Voi la dimostrazione? Alleluia. Amen. Vi ricordate con le verghe che soltanto la verga di Aronne fiorì? E fece pure delle mandorle. Quindi guai, vedete come Nadab e Abiu, figli di Aronne, che non hanno offerto il profumo con il fuoco giusto, il Dio li carbonizzò sull'istante. Fratelli, io appunto, perché il Signore mi fa sentire questo, poi non è che sto dicendo che devono fare quello che dico io, no, ma di pregare ogni anziano o pastore, come si vuole chiamare, che ha una piccola o una grande chiesa, esamini se stesso se è stato scelto da parte di Dio oppure si è autofatto pastore o l'hanno fatto altre per simpatia perché aveva laurea, diplomato o per votazione. Queste cose non si fanno, queste si fanno tramite preghiera e bisogna aspettare la rivelazione da parte di Dio, perché quei pastori che da questo momento in poi oseranno celebrare la Santa Cena e non essere scelti da Dio saranno simili a quei sacerdoti che si sono costituiti tali da soli o altri in una maniera scorretta. I sacrifici e gli olocausti venivano offerti da sacerdoti scelti da Dio e Dio gradiva quei sacrifici, quegli olocausti, perché Dio appunto spiegava loro come li dovevano fare. Alleluia. Amen. Ci siamo? Sono riuscito a farmi capire? Perché, fratelli, perché tante volte magari vedranno, sai sorello, sai noi avemmo Santa Cena, vuoi venire che avemmo Santa Cena? Per dire, no, potrebbe anche essere. Uno nell'amore dice, ma sei santo, dice, o mi aiuta la chiesa, o mi alte. La Santa Cena è molto più delicata di quanto la si possa pensare. C'è di mezzo la vita o la morte. C'è di mezzo l'accettazione da parte di Dio o il rifiuto netto da parte di Dio. Nessuno può osare prendere quel pane e dire questo è il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo non va in mano a dei malfattori, a dei trasgressori della sua parola. Quel pane, anche se pane, ma che rappresenta il corpo di Cristo, alleluia, deve essere toccato da mani pure. Alleluia. Amen, gloria al Signore. Da mani scelte da Dio. Amen. Che al posto di sacerdoti di una volta, oggi, ci sono i pastori delle chiese. Amen, gloria a Dio. E non voglio andare oltre perché il Signore mi ha fatto sentire, mi sta facendo sentire, che la cosa l'ha spiegata in una maniera chiara. È semplice, quindi comprensibile a tutti. Chi non vuol capire non capisce, è giusto? Quindi attenzione, tanto chi prende del pane nelle mani e dice questo è il corpo di Cristo, amen? Che chi lo mangia, allora, deve fare attenzione se veramente quello in quel momento è quel pane azzimo gradito da Dio.
Amen? Altrimenti non avrà nessun valore. Come non avrà nessun valore, vedete, quello che i nostri cari fratelli cattolici fanno. Se Dio me lo mette in cuore, scriverò una lettera e gliela manderò poi. Se la vogliono cestinare, la cestinino pure. Se si vogliono mettere in regola con Dio, che celebrano anche loro la Santa Cena, loro chiamano l'Eucaristia, con del pane azzimo e con del vino. Amen. E Dio ci benedica. Benedetto il tuo santissimo nome, alleluia. Continua, Signore, a benedirci, a guidarci. Signore, continua a manifestarti nella nostra vita, nelle nostre case, nelle nostre famiglie. Gloria al tuo nome, lo Spirito Santo, quindi ci guidi in ogni cosa. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. E così, oh Signore, Dio nostro e Padre nostro, alleluia, perdona i nostri falli, Signore, i nostri peccati, Signore, di qualsiasi genere esse siano, Signore, alleluia, gloria al tuo nome, perché il giusto, dice, cade sette volte e si rialza. Signore, lavaci del continuo con il tuo prezioso sangue, facci camminare rettamente nella tua via, alleluia, che conduce al cielo, e fai che possiamo essere strumenti nelle tue mani per la tua gloria, Padre, e per la gloria di Gesù, che con te lo benediciamo ora e sempre in eterno. Amen, 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 amen. E Dio sia lodato. Amen.